Diverse criticità ambientali sono state denunciate questa mattina in conferenza stampa dalle associazioni ambientaliste abruzzesi in merito al Giova Beach Party in programma a Vasto il prossimo 19 agosto. I rappresentanti delle varie sigle ambientalistiche ed in particolare Arci Vasto, Stazione Ornitologica Abruzzese, Gruppo Fratino Vasto e l'IPU hanno illustrato le ragioni delle critiche verso gli organizzatori. L'area scelta aveva delle caratteristiche ambientali e anche di interesse, perché zona di nidificazione del Fratino, presenza di specie dunali importanti, il ginestino delle spiagge, che il Comune con un intervento di qualche mese fa ha spazzato completamente via, alterando un sito comunque che aveva una naturalità e che era destinato dal piano regionale e dal piano comunale a area di interesse naturalistico. Ora addirittura lo vogliono anche tombare per renderlo calpestabile, per farci un concerto. I concerti vanno fatti negli stadi, nei luoghi deputati e non in aree di interesse naturalistico. Ma il Fratino, che è il migliore indicatore biologico dello stato di salute delle nostre spiagge, che non stanno effettivamente molto bene, visto che è una specie che ha perso ormai il 50% di presenza negli ultimi 10 anni, a Vasto purtroppo quest'anno abbiamo avuto un solo nido, proprio nella zona di Fosso Marino, e la cosa grave è che durante la nidificazione c'è stato lo spostamento del Luna Park in una zona tra l'altro di potenziale nidificazione del Fratino, quando invece sulla vinca, sulla valutazione di incidenza ambientale, era scritto chiaramente che lo spostamento di questo Luna Park doveva avvenire al termine della nidificazione del Fratino. Cominciamo col dire che le spiagge in Italia sono state in gran parte distrutte per gli stabilimenti balneari, che sono rimaste delle piccole zone, no? Dal nord fino alla Sicilia. Adesso su queste piccole zone superstiti, dove è rimasta una vegetazione e una fauna relitta di particolare importanza, come il Fratino, come in certe zone la tartaruga di mare, cioè, si è concentrata l'attenzione di questi organizzatori del Giova Beach, che chiaramente cosa comportano? Comportano lo spianamento delle dune, la distruzione della vegetazione e quindi rendono l'ambiente completamente inutile, non abitabile dalle specie di piante e di animali che sono tra l'altro tutelate a livello nazionale e comunitario.